Scusami, ma ho approfittato della telefonata per farti vedere i quattro pannelli solari termici maggiorati. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di Superbonus 110, Ecobonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Che sono stati perfettamente all'interno della falda sud. In realtà, quando è stato eseguito il sopralluogo, erano sbagliate, a dirti la verità, qualche misura, sicché avevamo già tutto progettato per mettere i maggiorati sulla falda a est, i maggiorati proprio per le falde disassate, però poi Gianni, siccome è anche un tecnico, è andato nel tetto, si è tirato giù bene 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 le misure. Come vedi, magari si vede male da qua, però sfiora effettivamente la linea di colmo, però perfetto. Quindi pannelli solari maggiorati. In questo contesto la soffitta è morta, sicché con un colpo di reazione è stato possibile entrare in soffitta, passare tutto dentro la soffitta e poi scendere all'interno della canna fumaria morta, quella che ti ho fatto vedere dentro in sala termica. E intanto la pianura e la distesa. Ritorniamo dentro e facciamo due parole vedendo i puffer. Allora, visto che Eric è passato dal di là al di qua, due parole, Eric, sulla difficoltà che hai avuto qua. Cosa stai facendo intanto? Sto montando degli sfiettini automatici sulla Ok. parte più alta del circuito. Perché li monti? Il circuito! Per uscire l'aria. Vedo che il napoletano che è in testa sta uscendo. Servono per far sì che l'aria nel punto più alto esca fuori. Perfetto. Ascolta, difficoltà qua, visto che c'era una bestia prima, è stata messa un'altra bestia dentro. Una difficoltà della bestia proprio, perché c'era lo spazio, non è tantissimo, e i pesi erano folli. Per fortuna avevamo la new entry Alessandro, e con la sua forza ce l'ha fatta. Grande Alessandro, mitico Alessandro. Voi siete arrivati qua a Curtatone ieri, Sì. giornata di lavoro, oggi adesso sono le 3 più o meno, Sì. e quindi entro sera Ci l'accensione. proviamo. Bene, 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 bene. Anche Ci qua la proviamo. macchina, soprattutto a legna, verrà comandata da remoto, controllata da remoto con il modulo wifi no nuovo, e farà un video apposta su quello perché l'interazione è veramente bella, bella, bella. E rieccoci al di là della sala termica. Siamo al di qua, dove ci sono i due puffer. Puffer da 1000 litri cada uno, quindi siamo in presenza di 2000 litri. In uno c'è l'alloggio per il solare termico, dove produrrà l'integrazione e il riscaldamento, produrrà anche l'acqua sanitaria, ma i due puffer sono stati così realizzati, anche se qui si poteva metterne uno solo, semplicemente perché anche se costa un po' di più questa tipologia di realizzazione, nel periodo estivo, in cui da marzo-aprile si spegnerà la caldaia fino ad autunno, l'impianto solare, anziché lavorare tanto per riscaldare 2000 litri d'acqua, chiudendo le due saracinesche che dopo Eric ci farà vedere, andrà a lavorare semplicemente su un puffer unico, quindi 1000 litri, il che diventa molto più semplice, soprattutto in quelle giornate in cui magari il tempo non è sempre bello. Questo è un bel suppostone da 150 litri che poi Alessandro lo farà scomparire. Sì. Se andiamo dietro i puffer, dove finisce un po' la parte di canalina, è dove dall'altra parte si innesca quella finta canna fumaria dove è stato fatto l'alloggio del solare. Si scende e si arriva in stazione solare. Qua abbiamo i soliti due tubi di mandata e ritorno, sempre corrugato in acciaio inox, dove, se tu li guardi, tan 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 tan, vanno praticamente a finire uno qua e uno qua. Quindi nella parte centrale e anche bassa del primo puffer, dove andranno a preriscaldare l'acqua tecnica e che poi nel periodo estivo lavoreranno per produrre tutta l'acqua sanitaria riscaldando i millilitri.